telefono risolto immediatamente. Dicevo quindi, buongiorno a tutti, bentornati in diretta con noi, 12:35 minuti in questo istante, venerdì, ultimo appuntamento della settimana, ma poi torneremo in vostra compagnia come sempre lunedì. Apriamo guardando come sempre il livello di PM2,5 sulla nostra città. In questo momento il vaso Arianna sul nostro terrazzo insieme agli altri 100 vasi di Wizz Air installati sui terrazzi e sui balconi della nostra città ci dà un dato di 26 microgrammi per metro cubo, colore arancione, vedete, aria mediocre, comincia quindi a rialzarsi leggermente il livello del PM2,5. Speriamo che no, però magari nel weekend possa ritornare a scendere, tornare sui livelli molto interessanti, azzurri e verdi delle scorse giornate. È venerdì, il venerdì è il giorno in cui apriamo l'agenda per programmare la prossima settimana e non lo possiamo fare se non in compagnia di Andrea Romoli. Buongiorno Andrea, che ci dirà tutto quello che dobbiamo, se non dobbiamo perdere nel mondo del digitale e dei webinar. Andrea, come sta andando queste settimane? Sempre meno fisiche e sempre più digital? È sempre più digital, anche se ormai non ne possiamo più di fare digitale. E se lo dice Andrea Romoli, attenzione. Vogliamo tornare offline. Allora, che cosa non dobbiamo... Dimmi, scusa Andrea. A fare del sano networking anche, e incontrarsi di persona, speriamo quanto prima. Speriamo davvero. Speriamo prima che altro. Che cosa non dobbiamo perderci? Allora, iniziamo subito. Lunedì, nonostante sia la settimana di Pasqua, gli eventi ce n'è tanti. Iniziamo lunedì 29 alle 18, organizzato da 24/7, che è la società di Luca Barboni, un'intervista su Twitch a Luca Barboni, appunto intervisterà Raffaele Gaito in occasione dell'uscita del suo nuovo libro L'arte della pazienza. Quindi anche Raffaele Gaito è un esperto di growth hacking, per cui senz'altro sarà interessante vedere questi due esperti di questa materia, appunto uno intervista l'altro, per cui senz'altro molto interessante. Martedì alle 4, martedì 30, un webinar gratuito organizzato da Infinitarea, How to manage your remote workplace for collaboration hybrid workforce, un webinar appunto dedicato a come gestire il team in remoto, senz'altro molto interessante per chi appunto si occupa di questa serie di tematiche. Tra l'altro gli ospiti saranno una startup canadese, Tehama, che ha sviluppato una soluzione DaaS di nuova generazione appunto per la gestione dei team in remoto. Sempre martedì sera alle 8 vi segnalo un webinar organizzato da ABBC Belgium, che sta per Entrepreneurial Business Book Club, in cui ci sarà intervistato Sean Ellis, che è il papà del termine growth hacking. Quindi per chi è appassionato, chi è interessato di growth hacking, senz'altro un evento da non perdere, questo con l'intervista a Sean Ellis. Mercoledì vi segnalo, nel senso che si svolge un recruiting day per chi è in cerca appunto di nuove opportunità professionali, un recruiting day organizzato da Equi in collaborazione con Randstad Technologies e CodeMotion. E quindi una giornata orientata alla crescita professionale degli sviluppatori, in cui verrà presentato anche la Mobile Developer Academy, un percorso formativo dedicato a 12 giovani talenti, per cui anche questo senz'altro per chi è in procinto di cambiare o vuole ulteriormente specializzarsi professionalmente, senz'altro un evento da non perdere. Sempre giovedì vi segnalo alle 19 il lancio della puntata di Display attraverso lo schermo, che ricordiamo è un format che avviene in uno studio televisivo. In diretta ci saranno Jacopo Mele, che è uno degli esperti, anche lui in Forbes, è stato inserito nella classifica Forbes dei 30 under 30 da tenere d'occhio, che in compagnia appunto di Mario Moroni parleranno di conversazioni digitali e del dibattito in atto che coinvolge a livello globale istituzioni e opinione pubblica, per cui senz'altro
un evento interessante. Chiudo con giovedì. Giovedì Impact Hub lancia le Startup Webinar Series, un ciclo di webinar gratuiti dedicati alle startup. E questa prima serie di incontri è realizzata in collaborazione con AB Innovation Consulting, uno studio legale che si occupa di GDPR e Data Strategy, e si parlerà appunto di proprietà intellettuale, contrattualistica, diciamo argomenti che riguardano appunto le startup dal punto di vista della costituzione, ecco, delle startup. Direi che questo è tutto per questa settimana. Come sempre il post in dettaglio è sul sito di Startup Italia, per cui potrete trovare... Come dici tu, per tutto questo, per questa settimana non lo dice nessun altro, Andrea, davvero. Sei meglio del tutto il calcio minuto per minuto. Ti ringrazio davvero tanto. Ricordiamo appunto su Startup Italia il tuo articolo contenente tanti, tanti altri appuntamenti di queste settimane. Andrea, grazie mille, speriamo davvero di vederci presto e di poterci abbracciare e fare, come dici tu, networking fisico. Grazie anche mille Andrea, auguri anche a te, a presto. Ciao. Prima di passare al nostro ospite che è già collegato con noi, come sempre c'è un'incursione, sono le incursioni poetiche delle foche parlanti, parliamo di Alice Bertolasi. Da Il rumore bianco di Bianca Maria Frabotta. Erosione dell'utopia o rigore della pazienza? Rispondere è sostituire il bianco al nero. Prova, tu che ami il disordine delle tinte, le onde morte dell'etere, leccane il nero di grassa dolce colla e sulla lingua spergiura ti resterà neonata l'altra metà della domanda, l'inesprimibile bianco. Non la domanda, ma la risposta è il nostro nobile privilegio. Essere leggibile per tutti e per me. Indecifrabile. Ed eccoci tornati, grazie mille ad Alice Bertolasi. Quest'oggi parliamo di un collega, un amico prima di tutto, ma di una realtà molto interessante che a Milano racconta la nostra città da tantissimo tempo, sotto una chiave interessante che è quella dell'ambientalismo, dell'ecologia, ma insomma ormai sappiamo della sostenibilità, ormai le parole non sono più neanche le stesse che si usavano 20 anni fa, sono cambiate le cose e per fortuna Milano Ambiente continua a cambiare e a raccontarci la storia di Milano e le storie di Milano in questa chiave. Diamo il benvenuto quindi a Stefano Golfari, buongiorno direttore appunto di Milano Ambiente, buongiorno Stefano. Ciao. Grazie mille di esserti collegato con noi. Allora sì. Dicevo, appunto, sì. Mi sento benissimo, sì, sento benissimo, sento forte e chiaro. Dicevo appunto, Milano Ambiente è una testata storica dell'ambientalismo, ma poi potremmo chiamarla ecologia, ma ora anche sostenibilità, cioè ormai le parole chiavi sono diventate tantissime, vero o no Stefano? Qualche problemino di collegamento, ma adesso si sblocca sicuramente. Niente. Proviamo, allora facciamo così, dobbiamo mandarla in chiusura, ma possiamo farlo adesso, provate a ributtare giù la linea e rifare il collegamento con Stefano, a questo punto chiamatelo anche al telefono in modo che possiamo ricollegarci in maniera comoda, per fortuna ci vengono in soccorso delle foche parlanti ancora, perché Francesca ci ha mandato un regalo extra questa settimana e quindi lo volevamo mandare appunto in chiusura di puntata, invece ve lo facciamo seguire adesso. La cosa interessante è anche l'ambiente, da cui Francesca ci racconterà una bellissima poesia che è semplicemente sotto casa sua. Ebbene sì, stiamo parlando di Milano, vedrete una ambientazione che farete fatica. Ciao Fabio, eccoti Fabio, Stefano. Ciao ai tuoi spettatori. Eccoti, perfetto. Allora facciamo così, niente, Filippo, torniamo quindi con Stefano. Non lo vediamo, lo sento benissimo, va benissimo così. Eccoli qua, lo vedo anche. Allora Stefano, dicevo, Milano Ambiente, ecologia... No, caduto di nuovo, niente, caduto di nuovo. Allora,
Come dicevo, torniamo sulla scaletta, come dicevamo, scusate il circo in questi momenti, dicevo appunto, Francesca, le foche parlanti in un ambiente che potreste pensare sia dovuto andare chissà dove a cercare, ma in realtà è solo sotto casa sua ed è solo qui a Milano. Il nome è un soffio, viene dal fulmine raggiante, dalle mani della terra, dal fuggiasco vento. È un canto, un urlo, è un seme, una preghiera, è un antenato. Gli antenati ci danno le parole, le mettono dentro di noi, di voce in voce, dentro. Così possiamo cadere e rialzarci. Le mettono dentro agli alberi, così fioriscono. Dentro le notti e così sorgono le vigilanti. Prego di aver sempre semi di parole da spargere e da sbocciare nel caldo di me, nel groviglio degli altri. Una poesia di Chandra Livia Candiani. Grazie mille a Francesca. Questo è appunto, avete visto, un ambiente che uno pensa chissà dove, invece era semplicemente sotto casa. Ambiente perfetto anche per parlare del nostro ospite di oggi, con cui adesso ci stiamo ricollegando, che è appunto Stefano Golfari. Buongiorno Stefano. Ti sento Stefano. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti voi. Sì. Prego, prego, prego. Continua pure tu, vai, raccontaci tutto. Appunto di Milano Ambiente stiamo parlando, questa testata storica della città di Milano. Volevo appunto far raccontare te la storia di Milano Ambiente, che cos'è Milano Ambiente oggi. Ok, eccomi qua. Dimmi tutto. Appunto, Milano Ambiente, no? No, io ho Come... preso in mano questa storica rivista che si chiama Milano Ambiente, che ha avuto un periodo importante, soprattutto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, che ha aiutato a crescere il movimento. Sì. Movimento ambientalista, immagino, sì. Guarda, ti sento in modo interrotto. Se vuoi, provo a continuare, se mi sentite voi Tu bene. continua sempre, continua Sì, sempre. diciamo, adesso abbiamo in sostanza realizzato una versione digitale, un portale web di questa storica rivista cartacea che si chiama Milano Ambiente, che ha una sua storia importante perché era un punto di riferimento appunto di rilievo per il primo partito dei Verdi che si formò in Italia, partito che ebbe esponenti e avvenimenti importanti proprio nella città di Milano. Adesso, comunque, questa redazione ovviamente non è espressione del Partito dei Verdi, ma segue le questioni che la interessano, che sono tutte le questioni ambientali, tutte le questioni, come si dice oggi, green, tutte le questioni che riguardano la nostra vita innanzitutto, perché quello che è ambientalismo ha un senso se passa nelle nostre vite, se cambia le nostre vite e cambiando le nostre vite poi spera di cambiare la società e la città di Milano. E credo che proprio ora, ma dico delle cose che tutti sanno, l'argomento verde, l'argomento dell'ambiente sia centrale per immaginare un futuro a questa Milano che è nei pasticci, perché tutto quello che aveva costruito nel passato, tutto quello per cui lo stesso sindaco di Milano si era speso e si era fatto eleggere, adesso deve per necessità trovare nuove strade, nuove vie. Quindi è una battaglia molto interessante quella che avviene a Milano in questi mesi che porteranno alle elezioni. Una battaglia fondamentale per la città, ma io credo anche per tutto il nostro paese, dove politicamente la questione ambientale è sempre stata maltrattata, diciamo la verità, Eh sì. cioè molto frequentata, ma con molta ipocrisia, un po' da tutte le parti politiche. Finalmente però Questo è dovrebbe quanto. essere tornata ad essere uno di quei temi in alto nell'agenda politica, no? Insomma, da più parti ormai, soprattutto le generazioni più giovani ci spingono a dover prendere delle posizioni sul tema ambientale. Come funziona anche a livello
più cittadino, più urbano? Come possiamo fare anche per renderci più consapevoli anche di cosa è, come è importante essere più green, come dicevi tu? Abbiamo capito che c'è un po' di ritardo sul satellite, come in questi casi, ma poi parte. Non disperate. Tanto io vi invito ad andare su milanoambiente.net, che è il sito appunto attestato dove potete trovare tutte le informazioni e dove potete leggere gli articoli appunto scritti da Stefano e da tutta la redazione di Milanoambiente, che raccontano la città e la trasformazione ambientale ed ecologica e sostenibile appunto che deve avere una città come Milano. Nei link appunto, nei commenti a questa puntata trovate il link. Ho paura che il collegamento con Stefano sia del tutto saltato, ahimè a questo punto allora direi che lo chiudiamo qui perché non riusciamo più a collegarci, però è molto interessante quello che ha detto Stefano e io spero di averlo ospite presto qui in studio con noi perché Milano Ambiente è un attore importante nel racconto della nostra città, ma soprattutto nella costruzione di quella consapevolezza che c'è bisogno per noi cittadini di vivere in maniera diversa la città. Siamo l'unica città al mondo in cui c'è qualcuno che è contro le piste ciclabili. Insomma, bisognerebbe trovare il modo di non essere contro le piste ciclabili, ma di trovare il modo di fare delle piste ciclabili magari fatte meglio, va bene? Sì, tutto è perfettibile, ma già l'idea di dire ok, bisogna passare una mobilità diversa non può trovare contrari. Quindi speriamo davvero che situazioni come Milano Ambiente e altre possano aiutarci nel comprendere meglio la nostra città. Niente, allora direi alla regia di chiudere comunque il collegamento a questo punto. Chiudete pure il collegamento, non c'è problema. A questo punto poi ci risentiremo con Stefano a breve e lo cercheremo di avere ospite di nuovo qui con noi, di nuovo in trasmissione. In chiusura, allora, io richiedo a Filippo, se è possibile, prima della sigla, di riascoltare le bellissime parole di Francesca, perché così ci riporta anch'essa a volerci un po' meglio noi e a trovare la nostra pace con l'ambiente naturale che invade la nostra città. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati collegati con noi, puntata un po' corta quest'oggi, ma ci rifaremo sicuramente settimana prossima. Domani, mi raccomando, non perdetevi il nostro podcast in tasca con le notizie più importanti della settimana. Grazie mille, arrivederci e a presto. Il nome è un soffio, viene dal fulmine raggiante, dalle mani della terra, dal fuggiasco vento. È un canto, un urlo, è un seme, una preghiera, è un antenato. Gli antenati ci danno le parole, le mettono dentro di noi, di voce in voce, dentro. Così possiamo cadere e rialzarci. Le mettono dentro agli alberi, così fioriscono. Dentro le notti e così sorgono le vigilanti. Prego di aver sempre semi di parole da spargere e da sbocciare nel caldo di me, nel groviglio degli altri. Una poesia di Chandralivia Candiani.